L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del Governo sui fatti occorsi in occasione delle recenti manifestazioni di studenti relative alla morte del giovane Lorenzo Parelli. Dopo l'intervento del rappresentante del Governo interverranno i rappresentanti dei gruppi per 7 minuti ciascuno e delle componenti politiche del gruppo misto per 2 minuti ciascuno, in ordine decrescente secondo la rispettiva consistenza numerica. Ha facoltà di parlare la Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Prego, signor Ministro. Signor Presidente, onorevoli deputati, prima di riferire sugli episodi oggetto dell'informativa odierna, desidero rinnovare a nome di tutto il Governo e mio personale il cordoglio alla famiglia per la morte in una fabbrica di Lorenzo Parelli. Che con l'impegno e la freschezza dei suoi 18 anni testimoniava la determinazione del nostro Paese a rialzarsi dalla crisi devastante indotta dalla pandemia. Sono proprio i giovani ad aver risentito più intensamente delle restrizioni sociali, delle diseguaglianze, della marginalità e delle occasioni mancate che sono alla base di un malessere profondo, non sempre compreso. Più voci autorevoli si sono soffermate recentemente sulla profondità di questa crisi, dovuta anche al mancato ascolto da parte degli adulti, in un quadro di angoscia esistenziale che ha cambiato i nostri comportamenti, creando distanze umane sconosciute e incidendo profondamente sulla nostra società. E così la morte inaccettabile di un giovane, per giunta in un momento che avrebbe dovuto essere di massima sicurezza perché collocato nell'ambito di uno stage curriculare, ha originato manifestazioni di solidarietà e protesta da parte dei suoi coetanei. Ma è innegabile che ognuno di noi abbia provato sentimenti di incredulità e sgomento, così come è indubitabile che queste proteste giovanili esprimano anche la voglia di partecipazione di un mondo che durante la pandemia ha sofferto, in particolare modo, l'isolamento. È comunque un segno di vitalità della nostra democrazia che ci fa ben sperare nel futuro. D'altro canto, però, la democrazia ha le sue regole, dalle quali non si può prescindere mai, soprattutto quando si tratta di regole poste a presidio del cruciale bilanciamento dei valori costituzionali, quale il diritto di manifestare liberamente e la tutela della salute pubblica. E qui vengo ai fatti. A seguito della morte di Lorenzo, avvenuta il 21 gennaio scorso, a Lauzacco, in provincia di Udine, hanno avuto luogo diverse manifestazioni studentesche volte a commemorare il giovane e a contestare le modalità di svolgimento delle attività di formazione al lavoro inserite nel percorso scolastico. A tali finalità si è poi aggiunta la protesta nei confronti del ripristino dello svolgimento delle prove scritte in occasione dei prossimi esami di maturità. Una prima manifestazione estemporanea e non ritualmente preavvisata si è svolta a Roma il 23 gennaio per iniziativa del movimento studentesco La Lupa, facendo registrare la partecipazione di altri sodalizi come l'OSA, Opposizione Studentesca d'Alternativa, e il Fronte della Gioventù Comunista, per una presenza complessiva di circa 200 persone. Devo qui far presente che le attività informative di polizia avevano fatto emergere la precisa intenzione di alcuni partecipanti, appartenenti ai centri sociali capitolini e aderenti a gruppi di matrice anarchica, di trasformare la stessa manifestazione
in un'occasione di scontro fisico con la polizia. In effetti, nonostante sia stato svolto in quella circostanza più di un tentativo di mediazione e siano stati rivolti ripetuti inviti a desistere, un gruppo di manifestanti, staccandosi da piazza della Rotonda, luogo di incontro dei partecipanti, si è mosso in corteo, contravvenendo così alle vigenti disposizioni introdotte per finalità anti-Covid, fino ad impattare con lo schieramento di polizia disposto a protezione di obiettivi sensibili. L'intenzione di arrivare ad uno scontro con i rappresentanti delle forze di polizia era testimoniata anche dal travisamento di alcuni dei manifestanti con caschi, cappucci e soprattutto dal ripetuto lancio di fumogeni e bombe carta contro gli appartenenti alle forze dell'ordine, alcuni dei quali raggiunti da calci e pugni, tanto che alla fine della giornata tra gli operatori della polizia contusi, 4 hanno dovuto far ricorso a cure mediche. Non si hanno notizie ufficiali sul numero dei contusi tra i manifestanti, ma risulta che uno di loro ha sporto denuncia per lesioni all'autorità giudiziaria. Per concludere la mia esposizione sui fatti di Roma, informo che 3 dimostranti sono stati denunciati ai sensi dell'articolo 18 del TULPS per il mancato preavviso della manifestazione e che sono tuttora in corso indagini con l'ausilio della polizia scientifica. Il 28 gennaio il Fronte della Gioventù Comunista ha indetto sugli stessi temi una mobilitazione studentesca a carattere nazionale articolata su 35 manifestazioni, 31 delle quali si sono svolte regolarmente. A Milano, Torino, Roma e Napoli si sono invece verificati episodi critici sotto il profilo dell'ordine pubblico, dei quali ora vi dirò. La manifestazione milanese, indetta dal coordinamento collettivi studenteschi, era stata preannunciata in forma di presidio statico presso Piazza Missori e Via Pantano. Secondo gli organizzatori, avrebbe dovuto vedere la partecipazione di circa 100 persone, ma in realtà si è poi arrivati a 300. Un'ora dopo l'inizio della manifestazione, ossia intorno alle 18:30, i dimostranti, violando anche in questo caso le disposizioni anti-Covid, abbandonavano la piazza per dirigersi compattamente in corteo verso la vicina sede dell'Assolombarda, a protezione della quale era stato disposto uno schieramento dei reparti mobili. Un consistente numero di manifestanti, circa 50, rimuoveva le transenne ivi collocate e nel tentativo di aprirsi a forza un varco verso la sede di Assolombarda, entrava in contatto con gli operatori di polizia. Seguiva il lancio contro questi ultimi di uova contenenti vernice rossa e l'accensione di fumogeni. Il protrarsi di tale accesa fase di confronto ha comportato l'effettuazione di 2 brevi azioni di alleggerimento svoltesi dopo un intervento di polizia della Digos tendente a moderare l'uso della forza necessaria per respingere il tentativo di sfondamento. Gli elementi più facinorosi sono stati individuati dalla Questura in alcuni esponenti del coordinamento collettivi studenteschi, strettamente legato al centro sociale Cantiere, nonché in soggetti appartenenti all'area antagonista e anarchica. Sulla base di questa prima attività di indagine, 5 attivisti dei movimenti studenteschi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre uno di questi è stato anche deferito per la violazione dell'articolo 18 del TULPS. Al termine della manifestazione, 2 operatori del reparto mobile di Milano hanno riportato lievi escoriazioni, mentre tra i manifestanti si sono contati taluni contusi, di cui uno è rimasto ferito al capo e ha peraltro rifiutato l'intervento del personale sanitario,
da successivi accertamenti svolti presso i locali nosocomi, non risultano manifestanti refertati. Passo ora alla manifestazione di Torino, che come quella di Milano era stata preannunciata per la mattinata del 28 gennaio in forma statica. Soggetto promotore, il collettivo studentesco Fronte della Gioventù Comunista, luogo di convegno, Piazza Arbarello, dove si sono radunate circa 300 persone, tra cui, insieme ad appartenenti a vari collettivi studenteschi e ad esponenti degli ambienti antagonisti e anarchici torinesi, erano presenti numerosi militanti del noto centro sociale Ascatasuna, espressione locale del movimento di autonomia operaia, particolarmente attivo su diversi temi e distintosi in particolare per azioni ed episodi criminosi commessi nel corso di manifestazioni, occupazioni e sgombri di immobili occupati abusivamente, ovvero per altri episodi di rilievo penale. Preciso che gli organizzatori avevano inizialmente chiesto di effettuare un corteo e che dopo un chiarimento con la questura circa i vincoli imposti dalla normativa anti-Covid in zona arancione, la manifestazione era stata trasformata in un presidio fisso. Ciò nonostante, un consistente numero di partecipanti muoveva in corteo contro lo schieramento delle forze dell'ordine posto a chiusura della piazza, cercando più volte di rompere lo sbarramento. L'azione si è svolta in pochi minuti e ha riguardato i vari punti di dispiegamento del dispositivo di polizia presente nella piazza. In tali frangenti si sono verificati momenti di elevata tensione dovuti al contatto fisico tra i dimostranti più accesi e il personale del reparto mobile. Dopo aver inizialmente utilizzato gli scudi in dotazione, gli operatori della polizia, a causa dei violenti tentativi di sfondamento esercitati con calci e pugni, hanno fatto ricorso ad azioni di respingimento e ad un intervento di alleggerimento, in quest'ultimo caso anche con l'impiego di spollagente, ottenendo l'arretramento del fronte dei dimostranti. L'azione non ha avuto tuttavia l'esito di disperdere i manifestanti, che continuavano pertanto a premere sullo schieramento di pubblica sicurezza per altre 2 ore, durante le quali si susseguivano repentini spostamenti di gruppi organizzati di manifestanti, accompagnati dal lancio di pietre e di bottiglie di vetro, cui hanno corrisposto ulteriori interventi delle forze dell'ordine. Il bilancio dei feriti è il seguente: un operatore del reparto mobile colpito al volto da un pugno ha riportato una prognosi di 5 giorni. 8 sono invece i manifestanti medicati sul posto, mentre altre 10 persone hanno fatto ricorso a cure mediche presso i principali ospedali cittadini, riportando prognosi fino ad un massimo di 12 giorni. I primi risultati investigativi, frutto delle attività condotte dalla Digos con l'ausilio di tutte le immagini disponibili, comprese quelle esperite sul web, attestano che gli scontri avvenuti nella manifestazione di Torino hanno visto all'opera, con un preciso ruolo di regia, militanti di Ascatasuna. 13 delle 17 persone denunciate all'autorità giudiziaria per vari reati, tra cui resistenza aggravata a pubblico ufficiale, sono noti attivisti del predetto centro sociale, mentre gli altri 4 soggetti sono rappresentanti di vari collettivi studenteschi. Venendo ora alla manifestazione di Roma, preciso che l'iniziativa è stata assunta dallo stesso movimento studentesco La Lupa, che aveva indetto la precedente manifestazione del 23 gennaio. Durante l'evento, a cui hanno partecipato circa 500 persone, un gruppo di manifestanti si è reso responsabile di un fitto lancio di pietre, bottiglie, fumogeni e altri oggetti contundenti contro le forze di polizia. Non essendosi verificato tuttavia
alcun tentativo di sfondamento ed essendo quindi mancato ogni contatto fisico tra le forze dell'ordine e i facinorosi, non vi è stata la necessità di ricorrere a interventi coattivi. La manifestazione si è conclusa registrando un ferito tra gli operatori di polizia, il quale ha riportato lievi escoriazioni per l'esplosione di una bomba carta. Riferisco infine sui fatti avvenuti a Napoli. Anche in questo caso la manifestazione ha visto l'aggregazione di soggetti estranei al movimento studentesco, essendosi evidenziata la presenza di appartenenti ai centri sociali e al sodalizio disoccupati 7 novembre. Il luogo di concentrazione dei partecipanti, circa 250, era stato individuato nella centralissima Piazza dei Martiri, dove è ubicata la sede dell'Unione Industriali, per accedere alla quale i dimostranti hanno tentato di forzare il dispositivo di polizia dopo aver dato fuoco ad alcuni fumogeni e lanciato in direzione della predetta sede palloncini di vernice colorata. È stata pertanto necessaria un'azione di alleggerimento allo scopo di disperdere i manifestanti, i quali hanno poi dato luogo ad un corteo svoltosi senza alcun incidente. Non ci sono stati feriti né tra i dimostranti né tra le forze di polizia. Il tentativo di rompere lo sbarramento di sicurezza ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria di 4 manifestanti, 3 dei quali appartenenti ai centri sociali e uno al citato movimento disoccupati 7 novembre. Questo è solo il risultato delle prime attività investigative, essendo ancora in corso ulteriori accertamenti volti ad individuare altri possibili autori delle condotte violente. Nell'esprimere la mia solidarietà agli operatori di polizia rimasti contusi in occasione degli scontri sui quali ho appena riferito, preciso che l'intera documentazione visiva, sia quella ripresa dalla polizia scientifica, sia quella acquisibile da fonti aperte, è stata messa immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, come accade in tutti i casi in cui, nel corso di manifestazioni pubbliche, avvengano fatti integranti ipotesi di reato. La magistratura inquirente, pertanto, è nelle piene condizioni di accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità connesse a tali accadimenti, comprese quelle eventualmente riconducibili alla condotta degli operatori di polizia. Signor Presidente, onorevoli deputati, alla ricostruzione dei fatti accaduti il 28 di gennaio scorso, vorrei aggiungere alcune considerazioni conclusive. Come ho già affermato nelle altre circostanze in cui ho avuto occasione di riferire in Parlamento, la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica in un ordinamento democratico richiede puntuale esercizio delle responsabilità di ciascuno, prudente apprezzamento delle circostanze e senso della misura, saldamente inquadrati nella cornice di criteri unitari e non discriminatori, premessa indispensabile per garantire in ogni situazione il bilanciamento dei diversi valori costituzionali in gioco. È in quest'ottica che sono state affrontate, per fare un esempio, le circa 5.000 manifestazioni svoltesi l'anno scorso contro il Green Pass e le relative misure restrittive anti-Covid, solo 115 delle quali hanno fatto registrare turbative, con un impegno davvero rilevante delle forze di polizia chiamate a far rispettare ogni giorno regole fondamentali per il corretto e sereno svolgimento della vita civile e democratica della nostra comunità nazionale. Ed è anche in omaggio a questo impegno che chi ai diversi livelli è chiamato ad esercitare responsabilità istituzionali ed operative connesse alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica
deve riflettere a fondo quando, in questo difficile lavoro, si verificano fatti incresciosi come quelli del 28 di gennaio scorso, che hanno causato conseguenze a danno di alcuni giovani studenti estranei ai gruppi di facinerosi presenti nelle piazze e tuttavia rimasti coinvolti nei tafferugli. Come ho accennato all'inizio, non possiamo non vedere come la protesta degli studenti nasca anche dal forte disagio originato dalle restrizioni della pandemia che hanno finito per comprimere il mondo dei giovani nella loro dimensione formativa e aggregativa. Abbiamo tutti il dovere di comprendere e di disporci all'ascolto di fronte ad una realtà, quella giovanile, divenuta ancor più complessa a causa degli inediti problemi che l'emergenza sanitaria ha portato con sé. Ce l'ha ricordato qualche giorno fa anche il Presidente della Repubblica, affermando che è doveroso ascoltare la voce degli studenti che avvertono tutte le difficoltà del loro domani e cercano di esprimere esigenze, domande volte a superare squilibri e contraddizioni. La via maestra è il confronto. Lo sforzo che occorre fare, soprattutto quando le cose non vanno per il meglio, è cercare di individuare modalità più idonee per contemperare il diritto a manifestare con il dovere delle forze di polizia di far rispettare la legge. Le stesse norme vigenti, del resto, prevedono che gli organizzatori e gli uffici delle questure possano dialogare affinché l'evento si svolga senza malintesi, dai quali possano scaturire tensioni difficilmente gestibili sul piano dell'ordine pubblico. L'ho ricordato anche in una mia recente direttiva in materia di manifestazioni pubbliche, adottata a novembre 2021, con la quale ho espressamente richiamato l'applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella modulazione delle misure interdittive e prescrittive. Il 4 febbraio scorso, nelle stesse grandi città interessate dai fatti del 28 di gennaio, Milano, Torino, Roma e Napoli, così come in altre significative realtà italiane, le manifestazioni studentesche si sono svolte senza generare criticità raffrontabili con quelle su cui ho appena riferito. Al conseguimento di questo risultato si è giunti grazie a una moderazione del livello della protesta e anche in virtù di un più intenso dialogo tra la componente studentesca e le autorità preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nella mia esperienza professionale ho avuto modo di verificare sul campo come flessibilità ed equilibrio siano qualità caratteristiche delle forze dell'ordine italiane e sono certa che sapranno farne il più ampio uso ogni volta che la situazione lo richiederà. Ne sono certa e per questo ho fiducia in loro. Allo stesso tempo ho ben chiaro che il livello complessivo di efficacia del loro operato dipende in misura non secondaria dalle qualità delle dotazioni tecniche a loro disposizione, andando da quelle che hanno come fine la tutela dell'incolumità degli operatori, fino ai dispositivi che garantiscono la trasparenza della loro attività e rendono sempre possibile ricostruire l'esatto svolgimento dei fatti. Mi riferisco qui alle telecamere di cui sono state recentemente dotate le forze di polizia e anche l'arma dei carabinieri, le body cam, che verranno usate dagli operatori impegnati nei servizi di ordine pubblico. L'utilizzo di queste nuove apparecchiature avverrà nel pieno rispetto delle direttive impartite dal Garante della Privacy, che ha definito le procedure di attivazione nonché le regole sull'uso delle registrazioni e la conservazione delle immagini. Credo si tratti di un passo importante destinato a rinsaldare ulteriormente i sentimenti di vicinanza e affetto che legano i cittadini italiani alle forze di polizia, garanti della difesa delle libertà civili sancite dalla Costituzione della Repubblica. Grazie.